Madonna, sei grande. È una roba esagerata. Si nutre principalmente di microplancton marino e nonostante le dimensioni non rappresenta un pericolo per l'uomo, ma di certo a vederlo così incute un certo timore. A scorgere e riprendere uno squalo elefante, Cetorhinus maximus, a 6 miglia dalla costa di Cervia nel mar Adriatico è stato Alberto Fusaroli, socio del circolo nautico Amici della Vela. Un insolito incontro ravvicinato con un esemplare lungo circa 8 metri, considerato il secondo pesce esistente più grande al mondo dopo lo squalo balena. Nel video che è stato caricato su YouTube e che testimonia l'avvistamento lo si vede nuotare serenamente. Un po' meno tranquilli, come si nota dai commenti lasciati sui social network, sono alcuni cittadini e turisti che, nonostante siano consapevoli della sua tranquillità, preferiscono non entrare in acqua. Al contrario, c'è chi ironizza scrivendo: tutti i giorni siamo circondati da squali molto più pericolosi di questo. Ciao ragazzone!